Buongiorno, benvenuti a tutti. È un piacere essere qui oggi assieme a parlare di un argomento veramente di frontiera dal punto di vista scientifico e sanitario con un gruppo di grandissimi esperti, a iniziare dal professor Marchetti, direttore di oncologia medica del Policlinico Umberto I alla Sapienza, presidente di Fondazione AIO, e il dottor Nello Martini, presidente della Fondazione Ricerca e Salute, nonché già direttore generale di AIFA, che sono le due persone con maggiore visione sul tema che affronteremo oggi, che è quello dell'evoluzione del modello del molecular tumor board, e quindi dell'evoluzione da un modello istologico a un modello molecolare, su cui hanno animato il dibattito scientifico e sanitario negli ultimi 2 anni in Italia. È un ambito che porta un cambiamento culturale che veramente segna un'epoca e ha un impatto organizzativo significativo sulla salute dei pazienti e anche sull'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. È in qualche modo una nuova frontiera della cura oncologica in cui viene introdotta questa procedura agnostica, che è un approccio abilitato dalla condivisione di informazioni biologiche e cliniche e che utilizza una terapia oncologica per il trattamento dei tumori in pazienti con una specifica mutazione, indipendentemente dalla sede del tumore, dall'età e del sesso. E questa rivoluzione in qualche modo richiede anche un nuovo approccio, che quindi è quello di un gruppo interdisciplinare, il Molecular Tumor Board, in cui integrare una serie di competenze oncologiche, ematologiche, della biologia molecolare, delle anatomie patologiche, della farmacologia, delle farmacie ospedaliere e soprattutto anche di esperti di gestione di Big Data e anche di normativa sulla privacy per poter governare appropriatamente i processi clinici e decisionali con appropriatezza. E questo percorso che oggi parte è un percorso dialogico per cercare di costruire risposte condivise agli inediti quesiti posti dall'evoluzione della cura oncologica, anche alla luce del fatto che proprio nelle scorse settimane il professor Marchetti e il dottor Martini hanno presentato un importantissimo documento di consenso sullo sviluppo e l'organizzazione dell'oncologia mutazionale in Italia. Di questi temi ne parleremo oggi attraverso 2 relazioni, quindi del professor Marchetti e dottor Martini, e con una tavola rotonda che vedrà coinvolti tra gli altri l'onorevole Boldi della Commissione Affari Sociali, l'onorevole Lorenzin della Commissione Bilancio della Camera, il dottor Marchetti, responsabile del Centro Nazionale del Health Technology Assessment dell'Istituto Superiore di Sanità, il dottor Beretta, presidente di AIOM, il professor Pinto, presidente di FICOG, e il dottor Boano, general manager di Novartis Oncology. Purtroppo il vice ministro, che aveva confermato la sua presenza, oggi non riesce ad essere presente con noi per impegni istituzionali, ma ha deciso di trasmettere un messaggio che è per noi un piacere condividere. Ecco il messaggio. Gentilissimi, è con grande rammarico che devo purtroppo comunicarvi che per concomitanti impegni istituzionali non mi sarà possibile prendere parte al webinar MTB Next Evoluzione dei Molecular Tumor Board, in programma domani. Sarebbe stata certamente un'occasione utile di confronto su un tema che rappresenta l'avanguardia della medicina di precisione in oncologia e che porta con sé ricadute programmatiche, strategiche importanti per i sistemi e le politiche sanitarie nazionali. L'oncologia muta tra i diversi livelli politici, istituzionali, regolatori e assistenziali che devono garantire l'equo accesso per tutti i cittadini a questi percorsi di cura innovativi. Trovo fondamentale quindi la discussione a più voci su come fare sistema per mettere a fattor comune le buone pratiche già in atto e condividere quanto possibile queste nuove strategie terapeutiche. Il Ministero della Salute è in corso progetti specifici per la raccolta e gestione dei dati omici clinici dei pazienti oncologici e sarò quindi lieto di ricevere gli esiti del webinar da voi organizzato con ulteriori spunti di una visione d'insieme. Nel ringraziarvi ancora per il gradito invito, colgo l'occasione per augurarvi buon lavoro e salutarvi cordialmente. Bene. A questo punto iniziamo anche dal professor Marchetti. Professore, cosa ci può dire di questo modello mutazionale e cosa in generale possiamo aspettarci dagli scenari che verranno nell'ambito dell'oncologia? Prego. Deve togliere il muto, professore, non la sentiamo. Grazie infinite per avermi introdotto su un tema di tanto rilievo nella nostra pratica clinica quotidiana. Se posso avere le diapositive, il Molecular Tumor Board è connessa
la piattaforma informatica condivisa, perché direi che sono due aspetti assolutamente inscindibili nella mia e nella visione che con il dottor Martini abbiamo ampiamente condiviso, perché rappresentano non solo un progresso per l'assistenza, ma una grandissima opportunità per la ricerca e, a nostro avviso, anche un diritto dei pazienti. Se posso avere la prossima diapositiva, solamente la prossima diapositiva. No, ne ha saltata una, ma non ha importanza. La diapositiva precedente sottolineava solo la necessità, prima di parlare di Molecular Tumor Board, di una imprescindibile premessa. Un'imprescindibile premessa che riguarda l'attività e il percorso che in oncologia è stato definito in questi ultimi anni, quando siamo passati da un farmaco che era sufficiente e idoneo per tutti i pazienti, che ovviamente presentavano risposte a questo farmaco quanto più diverse tra loro, con una alternanza tra efficacia e tossicità estremamente variabile, con i due spettri ovviamente della bassa tossicità e dell'altissima risposta, o della grande tossicità e l'assenza di risposta, che rappresentavano due estremi non frequenti, ma comunque che dovevano essere ben conosciuti dall'oncologo. Dopo questo primo percorso in cui tutto era uguale per tutti, siamo passati ad un iniziale tentativo di stratificazione dei pazienti, quindi i pazienti venivano caratterizzati per alcuni aspetti biologici o per alcune caratteristiche della loro neoplasia come più verosimilmente capaci di rispondere ad un determinato trattamento. Ed ecco quindi l'idea della stratificazione dei pazienti, che venivano inclusi nell'ambito di trattamenti specifici sulla base di alcune caratteristiche cliniche. Il passo avanti è quello della medicina di precisione, in cui superiamo il concetto della stratificazione del paziente, con la opportunità e la possibilità di effettuare una valutazione quanto più puntuale possibile, in grado di riconoscere il miglior trattamento per un determinato paziente in uno specifico minuto, in uno specifico momento. E chiaramente la medicina di precisione ha effettuato progressi straordinari. Da quel primo farmaco, che non definivamo ancora come medicina di precisione, il tamoxifene, che agiva grazie alla presenza del recettore per gli estrogeni agli inizi degli anni 70, fino alle molecole più recentemente introdotte, che riguardano non solo la possibilità di unire ad una determinata alterazione molecolare specifica, ma anche alla presenza di alcune caratteristiche nell'ambito della cellula tumorale, come la instabilità dei microsatelliti, il carico mutazionale immunogenico, una serie importante di trattamenti specifici che vanno dai farmaci a bersaglio molecolare alla immunoterapia. La prossima diapositiva. Tutto questo ovviamente ha comportato risultati sicuramente di grande efficacia. Se mi dà la prossima, può darmi la prossima diapositiva? Ha comportato risultati di grande importanza, ma sicuramente dobbiamo imparare a tener conto che la presenza di una determinata alterazione all'interno di una singola cellula tumorale, all'interno di una singola biopsia, di una singola sede metastatica, non rappresenta in maniera compiuta l'universo delle cellule tumorali, perché dobbiamo tener conto una serie rilevantissima di altri fattori che influenzano in maniera importante la capacità di ottenere un vantaggio evolutivo da parte delle cellule neoplastiche, e quindi di crescere in maniera importante rispetto alle altre cellule normali, contro le quali hanno chiaramente un vantaggio di tipo evolutivo, perché dobbiamo tener conto che la mutazione di un determinato gene
determinano una proteina alterata in un certo punto di una via di segnale, ma che è importante anche considerare la capacità di espressione di questi geni, le influenze epigenetiche nel loro insieme, la possibilità che interazioni poco conosciute dall'ambiente al microbiota, agli altri farmaci che il paziente assume, possono modificare sostanzialmente quello che è il percorso del nostro paziente. Ed ecco allora che di tutto questo dobbiamo tener conto quanto, nella maniera quanto più completa e puntuale possibile. Ma non è ancora conclusa la complessità dei pazienti che stiamo affrontando, perché con la prossima diapositiva vediamo come nel tempo trattiamo una malattia diversa. In questo paziente erano presenti alcune mutazioni all'interno della al momento della sua diagnosi clinica. Il paziente poi ha effettuato dei trattamenti, ha avuto poi una ripresa di malattia, e vedete come in questo lungo percorso compaiono mutazioni diverse che conferiscono al tumore non solo una diversa caratteristica molecolare, ma che offrono spunti importanti anche al clinico per ulteriori modalità di trattamento e per ulteriori possibili terapie. Il tempo è importante, ma il tempo è importante non solo per quanto riguarda la possibile comparsa di altre mutazioni, ma il tempo è importante, la prossima diapositiva, anche perché nel tempo si accumulano ulteriori fragilità a livello dell'individuo, compaiono altre malattie, possono essere presenti altri momenti di alterazioni genomiche, il paziente può assumere altri farmaci, e quindi il quadro nella sua complessità va ampliandosi. Tutto questo non vuol dire che i nostri trattamenti agnostici, e quindi la nuova modalità che ha consentito l'approvazione da un punto di vista regolatorio di alcuni farmaci sulla base di alcune alterazioni specifiche, ma che soprattutto ha consentito di dimostrare nell'ambito di alcuni studi la possibilità di utilizzare determinate alterazioni all'interno della cellula tumorale come bersaglio di uno specifico trattamento, sia di scarso rilievo. La prossima diapositiva vediamo come una delle più recenti pubblicazioni del DRUP, che è uno studio dei colleghi olandesi, in cui sono stati esaminati 215 pazienti divisi in numerosi sottostudi. Quindi questa è la strada che i colleghi olandesi hanno pensato di affrontare, ha mostrato una serie di risposte o di beneficio clinico in tumori di tipo diverso, con farmaci diversi, con possibilità di controllo di malattia che hanno avuto un ampio spazio di attività nei diversi contesti clinici. Tutto questo ci è molto chiaro e siamo tutti entusiasti della possibilità delle prescrizioni agnostiche dei farmaci. Tuttavia, se posso avere la prossima diapositiva, rimane un problema a cui ancora non sappiamo dare una risposta, perché tumori diversi con la stessa mutazione rispondono in maniera diversa allo stesso farmaco. Qui abbiamo una nostra esperienza nella quale, attraverso la network analysis e l'individuazione mediante la SWIM analysis di attivazioni di pathway specifici all'interno della rete di comunicazione delle cellule tumorali, abbiamo cercato di spiegare perché la stessa mutazione, la V600E di BRAF, presente in diversi tumori, dal melanoma al tumore del colon retto, alla erisiliochimia, al tumore del polmone, al tumore della tiroide, al di là di essere presente in vari livelli e una diversa percentuale in questi diversi tipi di tumore, qualora trattata con gli stessi farmaci, dà risposte straordinariamente diverse, da più del 95% della erisiliochimia al 50% del melanoma, un terzo dei pazienti affetti da tumore papillifero della tiroide o di cancro del polmone, fino a meno del 5% nei tumori del colon retto. E allora di questo dobbiamo tener conto quando cerchiamo di capire
capire che cosa succede all'interno della cellula tumorale. Perché è ben chiaro, la prossima diapositiva, che conosciamo moltissimo di quelle che sono le alterazioni all'interno della cellula tumorale, quali sono il significato di queste alterazioni, sappiamo quali sono le interrelazioni con il microambiente tumorale, con il sistema immunitario, dicevamo poco fa, con il microbioma, e abbiamo raccolto alcune informazioni che sembrano una quantità di informazioni già enormi per un singolo clinico, per poter essere sintetizzati in maniera semplice al letto del paziente, ma che rappresentano solamente una piccola parte della conoscenza su quei complessi fattori biologici e clinici che trasformano interazioni semplici, mutazione farmaco, in interazioni complesse, mutazioni, lo stesso farmaco, risposte molto diverse. Quello che su cui dobbiamo lavorare, quello che a mio avviso deve divenire un nostro elemento fondamentale di approfondimento, non è tanto quello di cercare con la vecchia metodologia della stratificazione dei pazienti, di cercare ancora la modalità con cui possiamo individuare meglio quel piccolo gruppo di pazienti che può trarre ancora giovamento da una terapia, perché in questo modo non effettueremo un progresso, miglioreremo solo la nostra capacità di selezione. Quello che noi dobbiamo riuscire a fare è capire perché tanti pazienti non rispondono a questo tipo di trattamento, grazie ad una integrazione delle conoscenze che deve avvenire nella maniera più completa possibile. Quindi abbiamo bisogno di nuove metodologie di analisi, e la network medicine che stiamo portando avanti con i colleghi di fisica, di ingegneria e di informatica di Sapienza ne è un esempio, insieme ai colleghi di Harvard, dell'unico centro attualmente attivo al mondo di network medicine. Abbiamo la necessità di non solo analizzare i dati derivanti dai nostri pazienti, ma soprattutto di raccoglierli e di riuscire a sintetizzare in maniera semplice per il clinico questa mole enorme di informazioni attraverso lo strumento che è il Molecular Tumor Board. Ed ecco perché ho dovuto fare questa premessa, ancorché ampia, per cercare di evitare, nella prossima diapositiva, di trasformare di trasformare il Molecular Tumor Board in un inutile ulteriore percorso burocratico. Il Molecular Tumor Board non ci deve servire a dire quale è il trattamento da associare a una determinata mutazione. Se questo fosse il nostro obiettivo, sarebbe un ben misero obiettivo, visto che studi importanti pubblicati negli scorsi mesi hanno dimostrato che nel 75-80% dei casi la proposta effettuata dal Molecular Tumor Board in diversi paesi europei è assolutamente sovrapponibile a quella che era già stata proposta dal clinico. Il Molecular Tumor Board deve divenire il nostro strumento di raccolta ed elaborazione delle informazioni, con lo scopo non di capire qual è l'associazione più semplice, questo i clinici già riescono a farlo da soli, ma capire come utilizzare le informazioni di profilazione genomica in un contesto estremamente più complesso e articolato, che è quello del percorso clinico del paziente. La prossima diapositiva ci dimostra come sono state cercate di classificare in diverso modo le varie mutazioni in funzione della scelta di questo o di quel trattamento, e gran parte degli sforzi che oggi vengono utilizzati e impiegati in molti istituti di ricerca è quello di semplificare questi percorsi di associazione alterazione genomica farmaco, per definire quali sono i pazienti che è più utile sottoporre a profilazione. La prossima diapositiva ci fa vedere come un commento sostanziale di questo, come un risultato sostanziale di questo percorso ci porti a trovare uno spazio estremamente limitato o molto ampio, a seconda dei confini che diamo a questa nostra interpretazione,
alle aree di non indicazione ai test di profilazione, come la malattia in uno stadio precoce, quando le terapie adiuvanti possono ancora guarire la paziente, e dall'altro estremo il grande gruppo delle malattie in una fase di rapida evoluzione in cui il performance status sia particolarmente scadente, i pazienti siano al fine della vita, perché è chiaro che questo è un contesto clinico nel quale non possiamo avere un grande vantaggio. Quindi abbiamo alcuni aspetti nei quali sicuramente il tumore del polmone in fase avanzata o localmente avanzata o metastatica rappresenta l'esempio più chiaro nel quale si possono studiare molte alterazioni, perché molte opportunità terapeutiche sono presenti per quel determinato paziente. E anche l'ESMO, la prossima diapositiva, proprio pochi mesi fa ha pubblicato ancora una volta le indicazioni alla profilazione mediante NGS del paziente con neoplasie metastatiche, in cui ancora non vedono una raccomandazione ovviamente nella pratica clinica quotidiana, ma sicuramente un'indicazione forte nei centri di ricerca, e vedendo la raccomandazione concentrata e incentrata sul paziente in quei casi in cui sono esaurite le modalità terapeutiche convenzionali dopo la prima o la seconda o a volte la terza linea di trattamento per pazienti che hanno farmaci a bersaglio molecolare già valutabili in questi diversi contesti, ma con precise limitazioni per quanto riguarda la sostenibilità di questo approccio, quindi senza costi aggiuntivi per i sistemi sanitari nazionali e in presenza di una alta probabilità di risposta ad un determinato farmaco associato ad un determinato bersaglio molecolare. Ed ecco quindi che il Molecular Tumor Board, e mi date la prossima diapositiva, si basa proprio sulla integrazione, se non sul superamento, della medicina basata sull'evidenza, che rimane un cardine fondamentale, una modalità di affrontare la medicina che ha soppiantato totalmente quella medicina basata sull'intuito del clinico, che decideva in base alla sua esperienza e in base alle sue personali convinzioni. Abbiamo superato tutto questo negli anni 70 con la evidence-based medicine, ma la medicina di precisione non si può basare più solamente su trial clinici di fase 3 prospettici, perché chiaramente non avremo nemmeno modo di effettuare tutti questi studi su numeri sempre più piccoli di pazienti, che devono tener conto di quelle che sono le caratteristiche individuali del singolo malato per poter affrontare il percorso. Ed ecco allora che un supporto e un sostegno fondamentale al Molecular Tumor Board è basato proprio sulla raccolta delle informazioni. Se posso avere la prossima diapositiva, questo è il Virtual Consultation System che grazie alla dottor Martini abbiamo potuto utilizzare e abbiamo potuto impiegare per implementare dati di profilazione genomica con i dati clinici e iniziare a costituire quella enorme mole di informazioni che poi possono essere analizzate, come dicevamo, con metodologie largamente innovative di questi percorsi. Non solo ovviamente il Virtual Consultation System di Cineca, che rappresenta una risorsa pubblica e quindi va analizzata per questo, ma abbiamo anche piattaforme come il Navify di Roche, che consente la condivisione e l'acquisizione delle immagini nelle diverse modalità, nelle diverse forme, e che quindi ci dà uno spazio ulteriore per avere questo tipo di percorsi. La prossima diapositiva ci fa vedere come l'aspetto ancora avanti, come l'aspetto della riconciliazione terapeutica abbia un rilievo importante in tutto questo percorso, perché dopo aver effettuato tanto lavoro e tanta fatica per identificare il miglior farmaco in un determinato paziente in un determinato momento, molto spesso vediamo che tanti trattamenti che i pazienti assumono per altre patologie concomitanti possono interferire negativamente senza che il medico lo sappia,
sappia con la terapia in corso. I pazienti oncologici molto spesso assumono molto più di quei 5 farmaci che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci porta a considerare un paziente come politrattato. E la prossima diapositiva, oltre alle informazioni derivanti dal trattamento polifarmacologico, abbiamo anche la necessità di avere una integrazione in queste piattaforme di tutto quello che è il percorso che il paziente effettua al suo domicilio, e quindi tutte le piattaforme che sono in genere come questa che stiamo utilizzando nell'ambito sperimentale, che ci consente di valutare come sono le condizioni cliniche del paziente con terapie orali presso il proprio domicilio, grazie ad un'interfaccia estremamente semplice e fruibile. Quindi siamo passati dalla semplificazione della identificazione di un'alterazione genomica da associare ad un determinato farmaco, ad un universo di informazioni che debbono essere inserite in un unico contenitore per fornire al molecular tumor board, e quindi non ad uno strumento burocratico che ci certifichi che all'alterazione X si può associare il farmaco alfa, ma che consenta al clinico di elaborare e di fruire di tutte queste informazioni nella maniera più sintetica possibile. La prossima diapositiva, e mi avvio alla conclusione, perché il Molecular Tumor Board inteso in questo modo ci consente di fornire delle linee di indirizzo omogenee nella identificazione dei pazienti, ci consente attraverso la raccolta programmata di tutti i dati clinici di avere a disposizione una enorme quantità di dati di real world evidence, quasi a identificare una nuova modalità di studio, quella che il professor Pelicci ha definito qualche anno fa il clinical trial in real world evidence, quindi una capacità di esaminare i dati raccolti in via prospettica come se fossero quelli di uno studio clinico non più condotto su un campione di pazienti, ma condotto direttamente sui pazienti che vengono alla nostra osservazione. E quindi il percorso, la prossima diapositiva, che è stato necessario effettuare è quello di identificare nell'ambito del Molecular Tumor Board non solo quali pazienti e quali tipi di neoplasia possono trarre vantaggio di una discussione nell'ambito del Molecular Tumor Board, ma anche su chi e come effettuare la profilazione genomica, come classificare le mutazioni nell'ambito di un trattamento e così via, ma con l'obiettivo sempre di raccogliere tutte queste informazioni per riuscire poi a fornire una risposta. Perché oggi cosa hanno a disposizione i nostri pazienti? La prossima diapositiva. Hanno a disposizione test genomici, spesso di affidabilità e riproducibilità e capacità discriminatoria molto diversa, che sono accessibili anche a costi più o meno contenuti, senza che però facciano parte di un percorso definito, e quindi in alcune regioni dove già sono attivi i Molecular Tumor Board vengono scoraggiati i pazienti dall'effettuare questo percorso in maniera non regolata e non controllata, perché le motivazioni psicologiche che spesso portano all'effettuazione di questi test sono quelle della disperazione: non abbiamo più modalità di trattamento, il paziente in una fase avanzata non risponde ai trattamenti convenzionali. Bene, allora a questo punto effettuiamo una profilazione e cerchiamo di capire se c'è un farmaco miracoloso. Non è questo il nostro obiettivo, non è questo quello che il nostro paese deve fare, perché dobbiamo imparare a governare questa domanda che sarà sempre più in aumento proprio per la estrema diffusione di questi test anche al di fuori delle linee delle reti oncologiche, dei reparti di attività di oncologia, perché altrimenti tutto questo spingerebbe in maniera enorme, incontrollata e insostenibile per qualunque sistema universalistico ad un impiego di off-label di terapie
che spesso non sono mai state valutate in quel singolo caso clinico composto dal tipo di tumore, dal tipo di alterazione, dalle condizioni del paziente, che come abbiamo visto necessitano invece una discussione molto più ampia, con il rischio di interferenze esterne, come è accaduto nel nostro paese in passato purtroppo alcune volte, con il ricorso alla magistratura, quasi che si potesse trovare nella magistrato una surroga a quello che il medico non è riuscito a fornire, con risultati di scarso rilievo dal punto di vista clinico e disastrosi da un punto di vista economico. E quindi di che cosa abbiamo bisogno? La prossima diapositiva: abbiamo bisogno sicuramente di normative regionali omogenee per i Molecular Tumor Board, e in questo io mi auguro che AIFA, così come ha stabilito le linee guida per i trattamenti di fase 1, che poi sono stati approvati in tutte le regioni in maniera omogenea, possa fornirci un aiuto per identificare le caratteristiche dei Molecular Tumor Board. Dobbiamo riaprire l'Osservatorio Nazionale degli Studi Clinici di AIFA, perché questo rappresenterebbe per i diversi Molecular Tumor Board operativi a livello delle singole regioni, e non certo parcellizzati in centinaia di centri oncologici, ma solamente uno a livello regionale o addirittura interregionale per le regioni più piccole, siano in grado di sapere in quale parte d'Italia si stanno effettuando sperimentazioni cliniche che possono rispondere alle esigenze di quello specifico paziente. Abbiamo bisogno di piattaforme che siano in grado di colloquiare tra loro nel raccogliere queste informazioni, in maniera tale che le regioni e gli enti regolatori possano avere a disposizione una serie di informazioni straordinarie per valutare realmente quello che è il valore del trattamento che viene stato proposto. Dobbiamo valutare in maniera diversa un'eventuale mobilità interregionale dei pazienti nell'ambito di questi percorsi, perché è chiaro che il paziente che viene inviato nel centro che ha uno studio clinico aperto non deve rappresentare una penalizzazione per la regione che contribuisce a questo grande sforzo nazionale, ma deve trovare un diverso riconoscimento. Teniamo presente che in questo modo il singolo centro non conterebbe più sulla capacità di reclutamento propria, ma conterebbe sulla capacità di reclutamento di una nazione intera, e questo accorcerebbe enormemente la durata dei tempi di reclutamento dei pazienti, non solo con un vantaggio per lo studio clinico, ma con un vantaggio enorme per i pazienti, che vedrebbero risposte ai quesiti che gli studi si propongono in tempi estremamente più rapidi. Tutto questo non può prescindere da una diversa valutazione del costo del farmaco, perché è chiaro che le aziende non hanno molto spesso effettuato alcun tipo di analisi su quel farmaco in quel contesto clinico, e quindi più che di una valutazione del farmaco con le diverse modalità di approvazione, volendo evitare i fallimenti di precedenti approvazioni nelle quali veniva approvato il farmaco salvo poi conferma successiva da studi più ampi che poi non arrivano mai. Con il dottor Martini, e sono sicuro che ne parlerà, abbiamo parlato ad una autorizzazione sub iudice, e di questo poi ne parlerà sicuramente il dottor Martini, e poi da ultimo le nuove modalità di rimborso dei test, che potrebbero molto semplicemente essere poste a carico di una piccolissima quota percentuale su tutti i farmaci a bersaglio molecolare, che contribuirebbe a creare un fondo nazionale per la profilazione e per la valutazione di questo tipo di attività. La prossima diapositiva: e tutto questo non è un sogno, non è un qualcosa che dovrà arrivare forse in un futuro più o meno lontano. Il documento che il dottor Martini ha coordinato, al quale sono onorato di aver collaborato, è stato il primo di tre documenti sui Molecular Tumor Board estremamente importanti: uno di Alleanza contro il cancro, l'altro delle raccomandazioni dell'AIOM. E quindi vediamo come nel nostro paese siamo pronti in maniera importante a offrire alla nostra
politica i presupposti per una serie di interventi che siano in grado di condurre il nostro paese alla testa di quello che è questo sforzo internazionale estremamente ampio e volto all'identificazione e al superamento dei limiti che fino ad oggi ha presentato la medicina di precisione. Vi ringrazio. Ringraziamo noi lei, professor Marchetti, perché ci ha dato veramente una visione molto affascinante di come sta evolvendo la cura, stanno evolvendo le cure in oncologia. E a questo punto abbiamo qui il piacere di avere anche il dottor Martini, presidente della Fondazione RES, ma come dicevamo anche uno dei massimi esperti di politiche farmaceutiche, che abbiamo nominato ripetutamente negli ultimi passaggi perché è evidente che questo nuovo modello porta delle implicazioni significative. Quali sono queste implicazioni e quali sono, dottor Martini, la sua visione, i suoi indirizzi? Allora, intanto ringrazio per questa opportunità. Devo dire che ho fatto una riflessione particolare proprio in funzione di questo evento di Edra, per cercare proprio di portare a terra il progetto. E se dovessi dire anche, mi consentite, in maniera un po' provocatoria, dopo aver sentito il professor Marchetti, dopo che sono stati pubblicati almeno 3 documenti di consenso, significa che, come dire, in qualche misura è esaurito il tempo del sapere tecnico, serve adesso un impegno di carattere politico istituzionale. Io sono molto, come dire, convinto che ci deve essere, e dico questo sapendo perfettamente che al di là della non presenza, ma comunque della lettera che è stata inviata dal viceministro Sileri, della presenza dell'ex ministro della sanità Lorenzin, della senatrice Boldi, eccetera, insomma oggi c'è una forte presenza della politica. Allora la dico così: oggi per poter sviluppare in Italia in maniera coerente e sostenibile l'oncologia mutazionale è il tempo della politica, e sono anche profondamente convinto che serva una norma chiara di indirizzo politico istituzionale nell'ambito della legge di bilancio. Questo è il contributo che oggi vorrei portare in questo dibattito di Edra, e utilizzerò i 10 minuti a disposizione per poter, come dire, supportare questa mia ipotesi. E ripeto, un po' provocatoria, ma non tanto provocatoria, è il tempo dell'indirizzo politico, della scelta politica, e a mio modo di vedere, dicendo questo, faccio riferimento addirittura alla legge di bilancio di cui è iniziato il percorso di lettura alla Camera e poi al Senato. Se posso avere le slide, mi è stato chiesto in particolare di come devono evolvere i modelli di rimborsabilità. Anche qui, come dire, non è un argomento semplice, ma io cercherò veramente in poco tempo di chiarire fino in fondo che cosa significa in un sistema di prezzi e di rimborso introdurre l'oncologia mutazionale. La prossima. Ancora, la prossima ancora. Vorrei soffermarmi un attimo, perché queste sono le 3 idee molto semplici che vorrei condividere con voi. Noi oggi, nell'ambito dell'oncologia, abbiamo delle procedure di prezzo e rimborso che riguardano il modello istologico. Il secondo modello è il modello agnostico. Recentemente sono stati approvati da EMA e sono attualmente in fase di valutazione dell'AIFA 2 farmaci, l'arotrectinib e entrectinib, che però hanno un'autorizzazione EMA per una mutazione, ancorché poco frequente, che è la mutazione NTRK. In altri termini, dice l'EMA, e siamo in attesa della decisione AIFA, ogni volta che
in una fase avanzata del tumore viene fatta una profilazione genomica e viene individuata questo tipo di mutazione, mutazione NTRK, NTRK, sono al di là della terminologia, questi due farmaci, ma ce ne saranno degli altri, vengono approvati indipendentemente dalla sede del tumore. Cioè, ogni volta in qualsiasi tumore si trova la mutazione NTRK, il cambiamento cosiddetto agnostico è questo: approvo il farmaco per la mutazione indipendentemente dalla sede del tumore. Questa non è esattamente l'oncologia mutazionale, perché il terzo modello è quello, come dire, dell'oncologia mutazionale, nel senso che si sta introducendo ed è già disponibile nella pratica clinica in maniera più o meno estesa la profilazione genomica, cioè una volta che abbiamo un tumore in sede avanzata e vogliamo trovare nuove opportunità di cura, si fa la biopsia solida o la biopsia liquida, prevalentemente oggi la biopsia solida, e sulla biopsia si fa la profilazione genetica. In questo caso possono emergere delle mutazioni responsabili del tumore e possiamo avere dei farmaci attivi per il trattamento indipendentemente dalla sede. Questi tre modelli, istologico, agnostico, mutazionale, in realtà non sono, come dire, sono diversi. E io li voglio discutere brevemente, senza ovviamente annoiarvi delle questioni di carattere strettamente tecnico. La prossima. Noi abbiamo avuto fino adesso il cosiddetto modello istologico, cioè i farmaci si studiavano per un determinato tipo di tumore istologico con lo staging, e quindi i tumori della mammella, i tumori del polmone, il melanoma e così via. Oggi invece parliamo di un modello non solo istologico ma mutazionale. Vorrei subito dire che questi non sono in contrapposizione, sono due modelli che devono essere integrati, e nel percorso del modello istologico, nel PDTA, evidentemente deve essere prevista anche l'opportunità di un trattamento su base della profilazione genomica. Vado avanti. La prossima. Noi abbiamo applicato nel modello istologico che cosa? E questo lo dico perché poi ci servirà molto per trovare la soluzione al modello istituzionale. Noi siamo un paese, nonostante tutto, che in oncologia, come dire, ha fatto delle scelte che sono state guardate come innovative e con grande interesse da parte anche degli altri paesi europei. Abbiamo cioè istituito per i nuovi farmaci oncologici i registri AIFA. Ma che cosa significa in termini concreti? Significa che un oncologo, il professor Marchetti, se vuole prescrivere, sempre nell'ambito del modello, non del modello istituzionale, del modello mutazionale, ma del modello istologico, un nuovo farmaco, deve entrare nel registro di quel farmaco attraverso la scheda di arruolamento, arruolare il paziente. Si tratta ovviamente di una procedura che viene governata da AIFA. Il farmaco viene acquistato, il paziente viene trattato, il professor Marchetti al follow-up a 3, 6 o 9 mesi attraverso la TAC stabilisce se il paziente con il suo tumore è andato in progressione di malattia o no. Questo ci serve a capire progressione della malattia, non progressione della malattia, riduzione della massa tumorale, se il trattamento è stato efficace o no. E sulla base della risposta, se il trattamento non è stato efficace, ad esempio a 3 mesi e abbiamo un attacco che dà una progressione della malattia, il trattamento dall'inizio fino a 3 mesi viene posto a carico dell'azienda. Sulla base del concetto, che secondo me è stato un po' la chiave di volta del cambiamento,
che il Servizio Sanitario Nazionale paga i farmaci e i farmaci oncologici innovativi, ma non può pagare ovviamente i fallimenti. Siccome noi non sappiamo dall'inizio quali saranno i pazienti che rispondono oppure no, questo concetto del pagamento a risultato è stato una chiave di volta per assicurare appropriatezza e sostenibilità economica. La prossima, ma chiudo subito questa parte. Allora, se veniamo al modello agnostico e ai farmaci che sono stati citati, cioè abbiamo due farmaci oggi, tra un po' saranno tre, già registrati da EMA, all'esame di AIFA, per una mutazione, e quindi nel caso in cui ci sia questa mutazione, il farmaco sarà possibile utilizzarlo indipendentemente dalla sede del tumore. Cioè, se troviamo questa mutazione nei vari tipi di tumore, lo possiamo utilizzare, verrà rimborsato superando la logica mutazione sede del tumore. Quindi mutazione, rimborsabilità indipendentemente dalla sede del tumore. Però siamo sempre nello schema agnostico in cui c'è un dossier dell'azienda, ci sono degli studi registrativi, l'autorizzazione da parte del CHMP dell'EMA, il dossier poi passa all'AIFA, si tratta di un farmaco comunque in label perché è autorizzato e quindi poi faranno definiti il prezzo e il rimborso e quindi l'accessibilità a questi farmaci. Quindi oggi non voglio parlare del modello agnostico, ma il modello mutazionale, perché guardate che nel modello mutazionale non c'è a monte un dossier dell'azienda, non ci sono studi registrativi, ma c'è semplicemente una pratica clinica, come ha spiegato bene Marchetti, che attraverso la profilazione genomica individua un'eventuale mutazione, e questa mutazione può essere o una mutazione che è già prevista per una specifica sede del tumore, quindi diciamo è già in label, autorizzata e rimborsata, ma in circa il 30% dei casi troveremo delle mutazioni che per sedi oppure perché non sono previste, che oggi evidentemente non hanno né a monte una registrazione EMA e tantomeno un dossier registrativo. Quindi paradossalmente, mentre nel modello istologico e nel modello agnostico il processo parte dagli studi registrativi delle aziende farmaceutiche, dai dossier, dall'approvazione EMA, dalla negoziazione del prezzo e rimborso di AIFA e quindi dall'accesso, si finisce con l'accesso. E voi, cioè il punto chiave che vorrei fosse, come dire, semplice nella sua complessità, nel modello mutazionale chi muove il processo non è il dossier e le ricerche dell'azienda, è la pratica clinica. Quindi noi, e in assenza, nei casi che ho specificato bene, off-label, che non hanno ancora degli studi consolidati. Questo è il punto chiave che noi dobbiamo risolvere. E allora, quale, e questo era il tema e poi vengo a concludere della mia relazione, quale i nuovi modelli di rimborsabilità in un momento in cui non c'è un dossier, non c'è una registrazione EMA, però c'è un'esigenza clinica, perché noi dobbiamo pensare che oggi, se abbiamo una mutazione in un tumore, in una fase avanzata, che può rappresentare un trattamento efficace, abbiamo dei farmaci efficaci su quella mutazione, allora come facciamo ad assicurare la rimborsabilità? Allora è evidente, a mio modo di vedere, è evidente che in assenza di un dossier, di una autorizzazione EMA, in attesa che questo avvenga, noi dobbiamo creare delle possibilità di trattamento. Come diceva Marchetti, la mia proposta è di assicurare un accesso ai farmaci di questo tipo, con molte incertezze, con mancanza di dati consolidati, che chiamo sub iudice. Che cosa vuol dire? Vuol dire che
l'azienda mette a disposizione i farmaci, non a carico del Servizio Sanitario Nazionale, siamo in una fase di ricerca. Ovviamente l'AIFA deve assicurare attraverso il Molecular Tumor Board la raccolta di tutti questi dati, e cioè di tutti i pazienti che vengono trattati con questi farmaci sulla base della profilazione genomica, ma senza avere un'autorizzazione, sulla base di quello che è un vero e proprio protocollo di studio per una rimborsabilità al momento subiudice, i pazienti vengono trattati. E qui, guardate, si gioca fuori dalle parole e fuori qualche volta anche dal fatto che ripetiamo in maniera così, insomma, semplice, che serve la partnership. Questo è il settore vero ed è la sfida della partnership. Cioè, questi problemi si possono risolvere se c'è una disponibilità delle aziende farmaceutiche, se c'è la disponibilità degli oncologi attraverso il Molecular Tumor Board, se riusciamo ad implementare una piattaforma oncologica e se l'AIFA utilizza questi strumenti per poter, come dire, stabilire poi nella normale pratica clinica, sulla base degli outcome che si ottengono con il trattamento di farmaci per queste mutazioni derivanti dall'NGS, l'efficacia o la non efficacia. E sulla base di questi dati, che devono essere chiari però fin dall'inizio, con un protocollo di ricerca condiviso, questo significa partnership, elaborare i dati e dopo un periodo di tempo, sulla base del protocollo, stabilire la rimborsabilità e il prezzo del rimborso. Cambia completamente il paradigma. Questa è la mia proposta e l'interpretazione regolatoria che io do all'oncologia mutazionale. Noi non possiamo pensare, lo dico onestamente, non lo possiamo pensare che l'AIFA dica da domani mattina tutti i farmaci off-label verranno utilizzati a carico del Servizio Sanitario Nazionale, anche perché oggettivamente creeremo un mercato e anche un profitto, seppur legittimo, ma senza che l'azienda abbia fatto un dossier, abbia fatto studi registrativi, e questo evidentemente non è coerente e non è possibile. Però se si crea una partnership e quindi se si decide consensualmente il ruolo degli oncologi, Molecular Tumor Board che decidono sulle terapie, due, se si decide che le aziende per un periodo limitato sulla base di un protocollo di studio, timing, si possono raccogliere dei dati per sostenere nella pratica clinica l'effectiveness, cioè le evidenze. Ricordo che poi, al di là di tutte le valutazioni di chi non ha fiducia nella real world evidence, negli studi, come dire, prospettici, osservazionali, fortunatamente in oncologia, insomma, andando proprio a stringere, e al di là delle sofisticazioni, il paziente risponde o non risponde, e poi il paziente va in ulteriore progressione oppure no. E quindi possiamo stabilire esattamente se il trattamento è efficace o non efficace, ovviamente con eventuali limiti, eventuali analisi di sottogruppi. Quindi stiamo iniziando una fase completamente nuova. L'oncologia è la sfida, è una sfida nuova, ma non è nuova solo per l'AIFA, è nuova anche per gli oncologi, Molecular Tumor Board, e non è detto che è scontato la questione della decisione multi interdisciplinare. Sapete bene che cosa significa. Chi sarà il coordinatore? E i vari oncologi accetteranno di condividere la loro decisione con gli altri colleghi? È un passaggio questo non scontato. L'AIFA sarà disponibile ad accettare una modalità diversa che non segue più la procedura tradizionale EMA, CHMP, AIFA, ma che parte dalla pratica clinica
e utilizza la pratica clinica come strumento per produrre conoscenze in un momento di incertezza. Questo è il grande, straordinario e anche, se mi consentite di dire, inatteso, ma anche molto interessante cambiamento. L'Italia lo può fare. L'Italia, io ve lo dico, lo può fare sì, lo può fare bene e lo può fare prima degli altri paesi europei, perché noi abbiamo una tradizione dei registri e del lavoro degli oncologi dal 2006. Abbiamo 15 anni di esperienza, più o meno, insomma, come dire, positiva in tutte le sue parti. La prossima. Vado rapidamente, avanti ancora, perché mi rendo conto di aver portato via del tempo, avanti ancora, perché voglio venire, e avanti ancora, voglio venire al punto chiave, la prossima. Ho detto all'inizio in maniera provocatoria, avanti, che forse oggi, se posso dire, per avere l'avvio, come si potrebbe chiamare, insomma, la catalisi del processo. Ormai il consenso tecnico-scientifico, in qualche misura anche regolatorio, c'è. Che cosa manca, secondo me? Quindi i documenti di consenso che sono stati citati, che sono stati anche oggetto di teleconference, ci sono almeno 3 documenti di consenso. Secondo me, e questo è, come dire, quello che mi interessa riferire oggi, vista la partecipazione durante la tavola rotonda di responsabili politici di alto profilo e responsabilità, io credo che serva un emendamento da inserire nella legge di bilancio 2021. E cioè, per dare un riconoscimento normativo primario all'oncologia mutazionale, ho una minima esperienza, ovviamente, di legge di bilancio, di procedure, per sapere che deve essere un articolo semplice, che dà un fondamento primario e che poi delega agli atti attuativi l'istituzione di Molecular Tumor Board da parte delle regioni, ma in maniera strutturata, la individuazione dei centri per i test di profilazione genomica, la rimborsabilità dei farmaci, secondo quella che io, si può cambiare anche ovviamente modalità terminologica, ma subiudice, e poi l'accesso e la rimborsabilità ai test con l'inserimento nelle tariffe regionali e nei livelli essenziali di assistenza. Chiudo veramente, mi sono anche permesso la prossima, di poter immaginare una sorta di emendamento, ovviamente con il massimo rispetto e sapendo che poi c'è tutta una cultura degli uffici legislativi, delle varie commissioni, che devono valutare gli emendamenti, eccetera, ma insomma la direi così: nell'ambito delle reti oncologiche regionali, di cui peraltro c'è un atto già della conferenza Stato-Regioni del 2019, sono istituiti dalle regioni e dalle province autonome i gruppi multidisciplinari, e cioè i Molecular Tumor Board, per la gestione delle terapie oncologiche mutazionali a seguito della profilazione genomica. Ora, questo darebbe un riconoscimento legislativo primario, in modo da evitare la frammentazione delle iniziative e delle legislazioni regionali, e poi entro un tempo, adesso io ho messo 60 giorni, 90, sappiamo che poi non è mai un tempo tassativo, ma insomma in un periodo di tempo ragionevole dall'approvazione della legge, le strutture a cui sono demandati gli atti attuativi, l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, AGENAS, l'Agenzia Italiana del Farmaco e il Ministero della Salute, definiscono i criteri e gli standard per la composizione dei Molecular Tumor Board, le funzioni, la identificazione e la nomina dei centri regionali per l'esecuzione di test di profilazione genomica e per la istituzione di una piattaforma genomica nazionale. Ecco, in questo, almeno nella mia esperienza, ho sempre visto che la scienza, la medicina fa dei passi in avanti, offre soluzioni, ma poi la politica, nella sua responsabilità più alta,
di governo e di indirizzo deve, come dire, dare un senso all'innovatività, ai nuovi processi organizzativi che siano coerenti con il senso del nostro Servizio Sanitario Nazionale, della appropriatezza e della sostenibilità economica. I tempi sono maturi, spero e mi auguro che questo convegno di ETRA e le proposte che stanno emergendo siano decisive e fondamentali, perché questo Paese ha la competenza, le risorse, l'intelligenza per poter implementare meglio e prima degli altri Paesi una soluzione che sia tecnica, regolatoria, scientifica e anche politico-istituzionale allo sviluppo dell'oncologia in Italia. Grazie. Grazie a lei, dottor Martini, per la chiarezza e la lucidità con cui ha portato i temi di discussione oggi in questo evento. Devo dire che e do il benvenuto anche ai partecipanti della tavola rotonda, in particolare all'onorevole Boldi, al dottor Marchetti, al dottor Beretta, al dottor Boano, il dottor Pinto si sta collegando, salvo qualche problema di connessione, e l'onorevole Lorenzin, anche lei ci sta seguendo dalla commissione bilancio e si collegherà tra breve. Nel marasma, come vi potete immaginare, della discussione proprio della legge di bilancio di quest'anno. Onorevole Boldi, la chiamata alle armi del dottor Martini, la visione del professor Marchetti, come si coniugano a suo avviso nelle politiche sanitarie e nella direzione anche che in cui si sta cercando di lavorare per l'evoluzione delle cure? Chiaramente dal suo punto di vista privilegiato, che è quello di vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera. Intanto buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato a partecipare a questa tavola rotonda. Mi spiace che ho sentito soltanto la parte finale dell'intervento del professor Marchetti, mentre invece ho seguito tutto l'ultimo intervento. Ma intanto devo dire che la cosa che mi lascia sempre non stupita, perché sarebbe è un vocabolo sbagliato, stupita nel modo giusto, è la velocità con cui la scienza ha fatto questo tipo di progressi. Cioè, se mi avessero detto quando studiavo medicina che nell'arco di un numero ristretto di anni saremmo arrivati alla profilazione genomica, a studiare dei farmaci che riuscivano a individuare delle mutazioni, a curare i tumori con farmaci di questo tipo, avrei detto che non era assolutamente possibile. Allora, io credo che il problema che ha messo in evidenza il dottor Martini sia quello che poi è il cuore del problema, e cioè, visto che questo tipo di terapie esiste, come possiamo noi fare in modo che i pazienti che ne hanno necessità possano accedervi in sicurezza, con una relativa facilità, per quando parliamo di paziente al centro, al quale deve essere resa disponibile la miglior cura possibile. Ecco, io credo che il vero problema sia assolutamente questo. E l'altro problema è che dobbiamo anche avere una certa sicurezza che in un momento in cui le risorse non sono infinite, noi veramente riusciamo a dare queste terapie a chi veramente ne può beneficiare in modo evidente, perché o non riesce con le terapie tradizionali ad avere un risultato soddisfacente, oppure per altri motivi
non trova altri tipi di cure. Concordo allora intanto sul fatto che quando si affronta un problema di questo tipo bisogna cercare di fare in modo che la prestazione o comunque l'indagine, sia dal punto di vista degli screening iniziali che del controllo poi della reale efficacia del farmaco sui pazienti su cui si adotta, che i criteri della scelta dei pazienti su cui adottarlo, eccetera, siano i più omogenei possibili. Quindi regole molto precise per quello che riguarda la profilazione genomica in tutti i centri che svolgono questo tipo di indagine, regole molto precise e condivise per seguire poi i pazienti rispetto alla cura e al beneficio che hanno. Quindi su questo, una piattaforma, direi, una possibilità di controllo unica, pur avendo tanti centri, magari almeno uno per regione o più per regione, non lo so, lì si deciderà, ma che permetta uno standard omogeneo, perché se no non ci siamo più, perché potremmo avere falsi positivi, falsi negativi, non riusciamo più. Quindi su questo siamo perfettamente d'accordo, così come credo che dobbiamo assolutamente essere d'accordo anche sul fatto che dobbiamo ricercare e mantenere la collaborazione con le aziende che producono questi farmaci, perché senza questo tipo di collaborazione io credo che non possiamo arrivare a nulla. Chiudo e raccolgo lo stimolo portato dal professor Martini su come possiamo fare per fare in modo che poi ci sia un'applicazione pratica. È vero, è poi la politica che deve decidere il come realizzare tutte queste cose, però allora io, che sono sempre molto sincera, al professor Martini, che per anni ha svolto un ruolo molto importante in AIFA, chiedo: ma professore, ma davvero lei pensa che anche se introduciamo un emendamento come quello che lei ha proposto, in 60 giorni o anche 90 giorni si riesca a fare tutto quello che lei chiede? Cioè, glielo dico proprio spassionatamente, per quella che è la mia esperienza ormai da alcuni anni, ma credo anche per quella che può essere la sua esperienza. Cioè, qui parliamo di creare dei molecular tumor board diffusi con la partecipazione di numerosi specialisti che devono collaborare tra di loro, che devono rifarsi a delle... tutto giusto, per carità, tutto assolutamente giusto, ma io credo che nel nostro meraviglioso paese una cosa di questo genere ci impiegherà purtroppo molto più tempo dei 60 o 90 giorni. Dico un'altra cosa, che comunque, e questo bisogna incominciare, e cioè l'emendamento è giustissimo, è un punto di partenza, può darsi che ci vogliano invece che 60 o 90 giorni, qualche tempo di più, certo. Però dobbiamo, e su questo concordo pienamente, mettere un punto fermo e avviare, perfetto, questa procedura, perché effettivamente, e anche lei ha proposto un tipo di pagamento di queste cure. Non è l'unico tipo di pagamento che viene proposto per quello che riguarda i farmaci innovativi, perché c'è anche la possibilità di, però magari quando il farmaco su quel paziente è dimostrato che è efficace, oltre al pagamento al risultato potrebbe esserci la rateizzazione. Perfetto. Sicuramente non mi piace, ad esempio, un'altra forma
che è quella di dire: io comunque all'azienda do un tot e poi vediamo come va, e se il farmaco non funziona l'azienda me li restituirà. No, questo non mi piace, ma gli altri due sistemi, e cioè il pagamento al risultato e la rateizzazione, quelli li vedrei. Quindi, se è possibile, certo siete arrivati proprio in extremis, la presentazione degli emendamenti scade ormai ad ore, non a giorni, però insomma, se non sarà in questa legge di bilancio, anche perché praticamente da quello che ho capito, adesso poi bisognerà studiarlo molto bene, è un emendamento che enuncia dei principi, non è nemmeno un emendamento, almeno a mio parere, lasciando poi tutto a una legge, lasciando l'attuazione a una legge delega, visto così potrebbe persino non richiedere una copertura finanziaria, perché praticamente enuncia un principio e lascia poi agli organismi che lei ha detto, AIFA, AGENAS, Ministero della Salute, eccetera, eccetera, la possibilità è di vedere come poi si può realizzare questo. È una procedura che può partire dal Parlamento, può partire dal governo stesso, può partire da una collaborazione governo-Parlamento attraverso la presentazione. Direi che forse una cosa così importante, un argomento così importante, meriterebbe addirittura un disegno di legge, una so tra l'altro che ci sono dei colleghi che su questa cosa hanno già proposto, non so se oggi c'è la senatrice Rizzotti e la senatrice Binetti che hanno presentato un disegno di legge in questo senso. Comunque, credo di aver colto lo spirito della presentazione che avete fatto oggi. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa in questa legge di bilancio o se bisognerà magari aspettare ancora un pochino, però insomma da qualche parte bisogna partire. Ripeto, sono un pochino più pessimista riguardo ai tempi, ma partiremo. Grazie. No, grazie a lei, onorevole Boldi. Devo dire che la sua risposta ha attirato, comunque suscitato sicuramente una serie di punti dal dottor Martini che adesso voglio sentire, e poi anche un punto di riflessione anche per l'industria che dopo andremo a vedere. Sì. Dottor Martini, guardi, prego. Innanzitutto volevo ringraziare la senatrice Boldi perché ha colto il problema, ovviamente sulla base di una competenze e responsabilità di tipo politico istituzionale che certamente io non ho, però ho detto una frase, io sono d'accordo con lei perché conosco molto bene che cosa significa 60-90 giorni, siamo perfettamente d'accordo senatrice, però lei ha detto una cosa secondo me importante: cominciamo. È probabile anche, anzi è certo, che non ci sia un problema strettamente economico all'inizio, e se ci fosse la possibilità di poter fare un emendamento che sia del Parlamento e del Governo e non solo di una parte, sarebbe assolutamente, secondo me, una buona strada. Dopodiché le soluzioni, come dire, si possono trovare. E le voglio dire una cosa, vede, se il Parlamento definisce il principio, perché questo è il punto, perché spetta al Parlamento, e senza una funzione, come dire, di indirizzo, di governo, lo abbiamo capito in tanti modi in questo periodo, insomma, serve, e io sono ancora uno di quelli che crede alla politica, quindi questo serve. Dopodiché io le posso dire anche una cosa, guardi, che se si fissano i paletti, le posso dire anche una cosa, i Molecular Tumor Board, le piattaforme si fanno, sa perché? Chi rimane fuori non può prescrivere. E quindi se voi mettete i paletti vedrà senatrice come corrono, e quindi quei tempi certamente sono dei tempi più dettati, come dire, dalla voglia che non forse dal raziocinio, però tutto sommato sono convinto che basta iniziare. Questo paese ha la capacità, l'intelligenza e la forza ancora per poter essere innovativo anche in questo settore, e mi pare che lei abbia colto i punti chiave del processo.
Grazie dottor Martini, ma a questo punto mi piacerebbe però anche sentire il dottor Marchetti che coordina il Centro Nazionale per Health Technology Assessment dell'Istituto Superiore di Sanità, perché è evidente che c'è un tema di valore e valutazione di queste terapie. Quali implicazioni pensa lei ci potranno essere anche nell'evoluzione dei modelli di valutazione? Ma sicuramente sentir parlare il professor Marchetti e il dottor Martini di questi nuovi modelli agnostici o modelli mutazionali, diciamo, di grandissimo entusiasmo, e rappresentano un po' quello che è la frontiera della medicina. È anche vero che, diciamo, visto da un punto di vista, diciamo, di valutazione delle tecnologie, che è un po' il mio mestiere, questo in qualche modo, come dire, stravolge quello che è l'impianto attuale, come lo stesso dottor Martini diceva, della regolazione. Cioè, noi abbiamo un sistema di regolazione di tipo istologico che è nato, come dire, 20 anni fa più o meno, e che, come dire, come siamo abituati qualche modo a vedere in Italia, è vero sì che se si pongono i paletti e le regole, poi i clinici ti vengono dietro e in qualche modo ti seguono e si fanno in molecular tumor board, si registrano i dati, eccetera, eccetera. Però è anche vero che ci sono, diciamo, dei tempi tecnici e soprattutto quello che è, come dire, un sistema del genere mi entusiasma è la necessità in qualche modo di riprogettare completamente il sistema. Cioè, noi dobbiamo, cosa che oggi noi non abbiamo, perché abbiamo molte difficoltà in qualche modo ad avere accesso ai dati di utilizzo dei farmaci, a capire esattamente, diciamo, anche dagli stessi registri AIFA quali sono, come dire, poi alla fine gli impatti l'impatto pensare all'impatto sul costo del percorso diagnostico del paziente dei farmaci che vengono definiti innovativi. Questa era una norma che prevedeva la legge di bilancio 2018, ci si sta lavorando da più di 2 anni, ma ancora non si è arrivati in qualche modo a definire. Quindi, diciamo, sicuramente vanno cambiati i modelli di valutazione che implicano modelli nuovi sia di effettuazione degli studi. Noi qui stiamo parlando sostanzialmente di creare degli studi utilizzando dei dati di real world evidence, e vanno di conseguenza cambiati anche tutte le altre dimensioni di valutazione, penso a quella economica, penso a quella organizzativa, cioè sono, come dire, salti generazionali legati all'innovazione della metodologia su cui, come dire, non siamo completamente pronti. Quindi, come dire, è vero che tutto si può fare, che tutto si può accelerare, però ecco, vedo, diciamo, un minimo di difficoltà in qualche modo a passare da un giorno all'altro. Ci vorrebbe, come dice giustamente il dottor Martini, anche la senatrice Boldi, come dire, in qualche modo un po' una strategia da costruire, una strategia che preveda in qualche modo la modulazione dei molecular tumor board, preveda in qualche modo i meccanismi di accreditamento di questi molecular tumor board, preveda la definizione dei sistemi informativi che siano in grado di rilasciare in tempo reale le informazioni necessarie per capire se questi farmaci funzionano o meno. E in ultimo, tanto per citarne uno, si è parlato di modello mutazionale e quindi di utilizzo di piattaforme di NGS per l'identificazione in massa di mutazione. Anche qui, diciamo, abbiamo una serie di problemi che devono ancora essere completamente risolti. Ci sono una serie di kit commerciali che sono sul mercato che non coprono di fatto tutte le mutazioni che in qualche modo oggi sono presenti, e
per tutte quelle altre mutazioni, diciamo, l'attuale normativa prevede che il laboratorio in qualche modo se lo faccia da solo, il kit, autocertificandolo con tutta una serie di difficoltà. Quindi sicuramente, devo dire, due relazioni sicuramente entusiasmanti, perché, come dire, disegnano quello che è il futuro prossimo, non il futuro remoto, il futuro prossimo della medicina, perché la medicina corre molto di più di quelli che sono poi gli aspetti regolatori, gli aspetti tecnici valutativi. Però è anche vero che probabilmente ora che si è chiaro, grazie a questi documenti di consensus che sono stati pubblicati, qual è il meccanismo e quali sono, diciamo, qual è la strada da percorrere, che ci si rifletta un attimino poi sugli aspetti tecnico-pratici in tempi abbastanza rapidi, in modo tale che se non è per questa legge di bilancio, sia per la prossima o per una prossima legge ad hoc, che si riesca, diciamo, in qualche modo ad avere pronto tutto il meccanismo. Grazie, dottor Mattei. Tra altre cose, c'è un po' di eco. Abbiamo il piacere di avere con noi anche il dottor Beretta, che è il presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica, IOM. Notissima a tutti. IOM, che prima è stata menzionata come per i contributi ai documenti che abbiamo visto, documenti di consensus, come per delle recenti anche linee di indirizzo pubblicate. Dottor Beretta, qual è dal suo punto di vista la strada corretta per attivare questo nuovo modello operativo, alla luce chiaramente dell'evoluzione dei modelli organizzativi da portare intraospedalieri e per quanto riguarda le reti oncologiche? Cioè, come possiamo mettere a terra questa opportunità? Buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto faccio outing, non ho potuto sentire le due relazioni che mi precedevano perché ero impegnato in altri eventi, ma poiché ho sentito più volte il professor Marchetti e il professor Martini parlare di queste cose, credo di poter avere idea di quello che hanno raccontato. Il punto fondamentale è come pensare a una riorganizzazione e a che livello è la cultura su questi argomenti nel mondo oncologico medico e nel mondo oncologico in generale. In primo luogo c'è da dire che il primo messaggio che è arrivato alla gran parte degli oncologi è stato un messaggio di tipo marketing, vale a dire alcune realtà che avevano prodotto dei kit per determinare determinate mutazioni o che avevano la possibilità di diffondere delle metodiche tipo NGS, venivano a dire: riferiteci il paziente con queste caratteristiche, gli facciamo l'analisi. E io in questa cosa vedo una grossa pericolosità, perché quando vado a pescare alla cieca rischio a volte di trovare delle cose che non so esattamente che cosa sono e poi dover dire al paziente: adesso t'arrangi perché abbiamo trovato questa cosa ma non sappiamo che cos'è, piuttosto che, altrettanto non corretto dal punto di vista etico, abbiamo trovato questa cosa, sappiamo che ci ha aperto un protocollo ad Adelaide in Australia, se vuoi vacci. Non credo che questo sia un modo giusto di muoversi. Però la conoscenza e le competenze stanno progressivamente maturando da questo punto di vista, e questo porta alla necessità di strutturare dei percorsi. IOM ha fatto recentemente una raccomandazione dal punto di vista di questa problematica, perché l'oncologia mutazionale non può che far parte dell'oncologia del futuro, che di fatto dovrebbe cercare di creare una formazione nelle persone sufficienti per poter gestire il problema. Ma come va gestito il problema? Non riferendo tutti i pazienti a un molecular tumor board, che oltretutto adesso non c'è, bensì creando dei protocolli interni con la partecipazione multidisciplinare di tutti, e in particolare, anche dove questa in realtà non sia ancora implementata, con la partecipazione dei patologi all'interno dei team multidisciplinari, che devono essere sostanzialmente il punto di riferimento tra la struttura dove è seguito il paziente e il molecular tumor board ideale. Molecular tumor board che di necessità non può essere strutturato in tutte le realtà, non avrebbe senso avere un molecular tumor board per ogni realtà. C'è assolutamente la necessità di centralizzazione, anche perché questo dà criterio di qualità a quello che può essere il risultato della valutazione,
proprio perché viene fatto da persone che sono particolarmente esperte e che affiancano delle competenze, ad esempio il bioinformatico e le competenze di intelligenza artificiale, che non possono essere disponibili a tutti i livelli. Quindi la realtà intraospedaliera si deve ristrutturare potenziando quella che è l'attuale realtà di team multidisciplinari, introducendo eventualmente, qualora non già presenti, come core team dei soggetti quali l'anatomopatologo. Il riferimento alle strutture di molecola tumor board deve essere il più centralizzato possibile. E qui veniamo a un altro tipo di problema, e il problema è sostanzialmente la centralizzazione del molecular tumor board, che deve essere in grado di gestire tutta la problematica e analizzarla secondo criteri scientifici, ma basati sul fatto che la stessa mutazione può essere driver in alcune patologie, ma non essere driver in altre, non perché di per sé non funziona, ma perché nelle altre patologie il driver è qualcos'altro, quindi bisogna capire bene. Di fatto la centralizzazione quindi di questa realtà porta alla necessità di un'interfaccia a rete, e l'interfaccia a rete è quella che purtroppo ancora non è così diffusa in Italia. Le reti oncologiche in Italia sono un problema, salvo alcune realtà, sono non attive, non consentono di avere questi percorsi di interconnessione, e questo è un aspetto. Il secondo aspetto è che il numero di molecular tumor board nelle varie regioni deve essere calibrato sulla dimensione regionale, vale a dire la Lombardia ha 10 milioni di abitanti, ha 4 IRCS, ha 7 università, non può avere lo stesso numero di molecular tumor board che hanno le Marche, che hanno gli abitanti della provincia di Bergamo. Ora, non dico che in Lombardia si debba arrivare a un molecular tumor board provinciale, perché questo sarebbe probabilmente esagerato, però probabilmente in questa realtà ce ne vuole più di uno. In altre realtà magari si dovranno mettere insieme due regioni, penso per esempio, ma solo per vicinanza, Molise e Basilicata potrebbero averne uno tra tutte e due, anche se Molise magari gravita più sull'Abruzzo, ma era giusto per fare un riferimento. Quindi il concetto è creare delle realtà che siano centralizzate, che siano gestite in un percorso di rete e che siano interconnesse tra di loro. I molecular tumor board delle varie realtà devono avere un punto di connessione che sarà la piattaforma comune, sarà quello che riusciremo a mettere in piedi, ma qualcosa dove poi vadano tutti i dati per poter analizzare e acquisire conoscenze da quello che abbiamo fatto nella pratica. Proprio perché magari noi pensavamo che quella mutazione fosse il driver e invece in quella situazione quella mutazione non è il driver, ma questo lo impariamo dopo. E allora il punto è, e di questo sicuramente se ne è parlato, perché dall'intervento della senatrice ho colto che di questo si è parlato, come riuscire ad arrivare poi al farmaco guidato dalla mutazione, che è una spesa che non può essere a carico del sistema sanitario nazionale, deve necessariamente essere quantomeno condivisa. Allora, un meccanismo tipo quello delle CAR-T, io ti pago qualcosa all'inizio e poi man mano che raggiungi i risultati ti do il resto, cioè la rateizzazione che si diceva prima, piuttosto che un meccanismo del io ti pago quando ho raggiunto il risultato, prima ci metti tu il costo e il rischio, potrebbe essere un meccanismo che consente realmente il funzionamento del sistema, perché il sistema richiede investimenti per creare le piattaforme, investimenti per creare tutto ciò che ruota intorno a molecular tumor board dal punto di vista tecnologico, investimenti per il personale da inserire in questa realtà, investimenti per la gestione dei trasferimenti dei tessuti e di tutto ciò che serve per andare a fare l'analisi, cioè una spesa importante che può e deve essere a carico del sistema sanitario nazionale, ma poi il farmaco necessariamente deve essere condiviso con l'industria. Non so se ho risposto alla sua domanda o se sono andato addirittura oltre nella risposta, però qui mi fermerei se non ci sono altre. No, dottor Beretta, lei spesso va oltre, questo è sempre un bene e la ringraziamo anche per questo.
Tra le altre cose, abbiamo anche il piacere di avere con noi anche il professor Pinto, che è presidente della FICOG, cioè la Federazione Italiana di Gruppi Oncologici Cooperativi, già presidente AIOM, devo dire, ha bisogno di poche presentazioni. E professor Pinto, abbiamo ripetutamente parlato prima del ruolo, dell'evoluzione della ricerca e dei modelli cooperativi. Come pensa che dal suo punto di vista possano essere implementati efficacemente questo nuovo modello mutazionale e, ed essere costruiti efficacemente in molecular tumor board? Grazie, io staccherei il video che forse miglioro la connessione che non è ottimale in questo momento. Dovreste sentirmi meglio, sì. Penso così. Prima era un pochino attratto, scusate, ma qualche problema di connessione. Uno, mi volevo scusare che sono intervenuto in ritardo e purtroppo andrò anche via dopo perché sono in contemporanea in un'altra tavola rotonda, però volevo essere presente con l'amico Nello Martini in questa discussione che noi stiamo conducendo insieme oramai da molto tempo. Vengo a risponderti, farei prima un ragionamento di contesto generale, ma sono argomenti molto collegati tra di loro. Stiamo assistendo probabilmente negli ultimi 1-2 anni a una grande maturazione culturale in questo tema. Tutte le discussioni, tutte le tematiche, i documenti, le consensus hanno permesso di creare, a mio avviso, un pabulum molto molto favorevole e devo dire a migliorare molto il nostro pensiero. Penso che tutti quanti noi in questi 2 ultimi anni abbiamo maturato e modificato il nostro pensiero. Questo voglio dire tra tecnici il nostro lavoro e da proprio l'idea della libertà mentale che abbiamo su questa tematica. Il secondo elemento, che forse che la prima volta abbiamo un percorso di confronto con le istituzioni, devo dire è la terza o la quarta volta in cui abbiamo un rapporto con le istituzioni che non è dell'introduzione, poi vado via. Abbiamo avuto persone che sono rimaste in varie discussioni con noi per tutto il web e questo ci permette anche di avere una buona interlocuzione. Il terzo elemento che è rilevante, che il TMB di cui stiamo parlando è un atomo di un sistema, voglio dire. È un atomo di un sistema di quello che dovrà essere l'oncologia di precisione, di quella che è già l'oncologia di precisione, e quello che dovremo permettere a un sistema molto avanzato come quello italiano di dare l'accesso alla biologia molecolare, all'NGS in maniera diffusa. Il punto qual è? Il punto è che bisogna dare delle regole. In un paese come il nostro, in cui siamo tutti allenatori della nazionale, poeti e cantanti, la difficoltà maggiore è avere delle regole, che quelle che stiamo cercando di produrre in questo periodo, che dobbiamo cercare di condividere tra di noi. Quali sono queste regole? E qui vengo alla parte che riguarda la ricerca. Le regole sicuramente riguardano in quale situazione, ad esempio, la profilazione stessa, l'ingesta indicata è appropriata. Non possiamo farlo su 370.000 diagnosi all'anno, come ha detto bene Giordano prima, che sono i casi incidenti di tumori nel nostro paese. Secondo punto, come dobbiamo farlo, voglio dire, con quali piattaforme e con quali test? Terzo punto, con quale modello organizzativo? Quindi avere dei centri di riferimento, e Giordano ha detto una cosa giustissima, che sono collegate EPDTA e gruppi multidisciplinari alle reti oncologiche. Tutto questo deve diventare sistema collegato all'accesso al farmaco. Devo dire, tutti i presenti hanno partecipato al workshop che abbiamo fatto con l'Istituto Superiore di Sanità, che devo dire eravamo 60-70 tecnici in Italia che si occupano di questi, e ve lo dico in anteprima, stiamo alle ultime virgole del protocollo, vi arriverà lunedì mattina l'ultima versione, noi speriamo di poterlo pubblicare alla fine della prossima settimana. L'idea è di dare un sistema a tutto questo, e per dare il sistema bisogna dare le regole che fino adesso sono mancate. Vengo alla ricerca. La ricerca è fondamentale per quello che riguarda l'oncologia di precisione, per quello che riguarda il TMB, per quello che riguarda l'NGS. Bisogna però, a mio avviso, dare i confini e la continuità.
Ed è molto importante questo. Cosa vuol dire dare i confini e la continuità? Dare la continuità che c'è sicuramente tra la pratica clinica e la ricerca, un continuum, perché permette la pratica clinica di fare ricerca e la ricerca di continuare nella pratica clinica. Quindi un continuo che deve essere organizzato. Però, come vi dicevo prima, vanno date anche le regole, vengo al punto precedente, che l'appropriatezza, di dove oggi abbiamo la certezza che questo vada fatto, con quali metodi e con quali sistemi. Questo è un pochino il ragionamento. Io spero, e qui concludo, poi magari ascolterò i vostri interventi, io spero che si possa arrivare già in questa legge di bilancio a un emendamento. Uno dei senatori che ha partecipato al workshop con gli STS sta lavorando sulla proposta di un emendamento. Voi sapete che non sarà facile, perché quest'anno la legge finanziaria verrà discussa soltanto alla Camera, non ci sarà la seconda discussione al Senato, ma ci sarà semplicemente una ratifica da parte del Senato, e quindi a mio avviso la velocità del processo di approvazione di quest'anno della legge finanziaria non permetterà un'introduzione all'interno della legge finanziaria. Però abbiamo sicuramente, Nello, è la cosa che condivido al 100% con Nello, avremo sicuramente la possibilità di lavorare per quello che riguarda i LEA, e soprattutto, e qui mi fermo, di creare una idea forte, condivisa, culturale, di appropriatezza per quello che riguarda le LGS e tutto quello che c'è intorno. Grazie, grazie professor Pinto per la riflessione con la lucidità a cui ci ha abituato molto bene, e anche per le attente valutazioni anche sull'opportunità e criticità anche per quello che può riguardare un finanziamento e gli interventi sulla legge di bilancio. E tra le altre cose, vedo che l'onorevole Lorenzin ancora non si è riuscita a collegare, ma comunque se non si riuscisse a collegare, poi sarà nostra premura trasferirle anche tutto quanto abbiamo discusso, e anche come alla senatrice Rizzotti, che si è scusata per i problemi relativi alla legge di bilancio, e soprattutto al vice ministro Sileri, che ha chiesto di rimanere aggiornato su quanto dicevamo oggi. Ma c'è un altro tema di cui spesso si è parlato nella discussione di oggi, e mi piace avere qui con noi il dottor Boano, che è il general manager di Novartis Oncology, perché l'ha detto benissimo il dottor Martini, l'ha ribadito l'onorevole Boldi, così come gli altri autorevoli relatori, sulla necessità anche di pensare a un nuovo modello di collaborazione tra pubblico e privato, quindi tra industria e sistema sanitario nazionale. A questo punto vorrei sentire cosa ne pensa il dottor Boano e come pensa che Novartis Oncology possa anche contribuire a questo percorso. Buonasera a tutti, spero mi sentiate. Allora, cercherò di dividere l'argomento sostanzialmente in due. Premetto che come azienda non abbiamo alcun interesse su piattaforme diagnostiche, kit diagnostici e quant'altro, ma tutto quello che noi discutiamo in termini di percorsi diagnostici è per supportare una corretta e appropriata diagnosi dei pazienti, affinché i farmaci target vengano usati in modo appropriato e sui pazienti giusti. Come azienda, per certi versi, faccio un passo indietro, perché vado ai tempi dell'imatinib, il che significa 20 anni or sono, quando fu la prima target therapy a essere introdotta a disposizione dei pazienti, sia in ambito ematologico per la leucemia mieloide cronica, sia sui GIST, sarcomi stromali del tratto gastrointestinale. Entrambe queste patologie avevano un'unica mutazione driver. Il farmaco era in grado di bloccare questa mutazione driver e quindi la crescita tumorale. Da lì prese piede rapidamente proprio
la diagnostica con dei semplici kit di immunoistochimica, eccetera, l'identificazione, diciamo, della mutazione SCKit nel GIST, per esempio, piuttosto che l'analisi, diciamo, molecolare per quanto riguarda la leucemia mieloide cronica. Quale fu e qual è il ruolo dell'azienda in quel caso? È stato quello di diffondere e di creare in ematologia una rete di laboratori e standardizzarli tra di loro. Sui tumori solidi GIST, favorire lo sviluppo culturale, sviluppare trial clinici con gli anatomopatologi e con gli oncologi per andare a identificare al meglio questa mutazione SCKit e quindi in definitiva di identificare i pazienti. Oggi siamo di nuovo in un cambiamento epocale, ovvero sia nell'andare verso il modello mutazionale. Io qui dividerei gli aspetti in due parti. Uno, e ne discuto dopo, è l'utilizzo di molecole, di farmaci indicati per un determinato tumore in altri tumori dove non è registrato barra rimborsato ma che presentano la mutazione. Questo lo discuto dopo. Il primo aspetto però è quello di avere a disposizione delle piattaforme diagnostiche e in qualche caso l'NGS è quasi mandatorio, come accade nel tumore del polmone, perché a un certo momento se faccio tante analisi sul pezzo operatorio e non faccio un NGS non riesco ad arrivare a trovare in sequenza le varie mutazioni driver perché non ho più tessuto semplicemente, e questo lo si sente frequentemente. Quindi nel polmone sta prendendo rapidamente piede l'NGS proprio nella pratica quotidiana, perché per poter effettuare una tipizzazione del paziente direi che è quasi mandatoria. Sta iniziando a muovere i primi passi anche nel tumore della mammella, anche lì per identificare più mutazioni che possono essere poi indirizzate verso l'uso di farmaci già registrati o in corso, diciamo, di rimborsabilità. Nel caso magari di altre patologie come il melanoma, la mutazione di RAF può essere tranquillamente identificata senza fare ricorso all'NGS. Ma in ogni caso il futuro dell'NGS è cammin facendo diventare una pratica rutinaria nella pratica clinica. E allora qual è la necessità? Di avere delle regole, di avere dei centri di anatomia patologica a supporto degli oncologi di qualità, ma soprattutto avere dei PDTA e avere la rimborsabilità dell'NGS almeno in quegli oncotipi dove risulta essere strettamente necessario. Quindi abbiamo bisogno di rimborsabilità dell'NGS, ripeto, dove necessario. Discorso diverso è per ragionare di farmaci registrati già in determinati oncotipi, dove invece per alcuni pazienti con altri oncotipi che presentano la mutazione driver invece non sono rimborsati. A questo punto è assolutamente indispensabile avere una molecular tumor board che faccia riferimento alle reti oncologiche, perché la diagnostica deve essere assolutamente organizzata in rete. Noi abbiamo in casa, io ho l'esempio, diciamo, dei CAR-T, ho negoziato in prima persona quello che faceva riferimento sul payment at result, eccetera. Quindi occorre una rete diagnostica di molecular tumor board a livello regionale che faccia capo alla rete oncologica, e in questo caso poi possono identificare dei protocolli, dei sistemi. Questo ovviamente l'azienda è disponibile, le aziende sono disponibili a confrontarsi per rendere disponibile, diciamo, i farmaci. Noi stessi abbiamo degli usi compassionevoli basket
per alcuni oncotipi che presentano mutazioni PRAF al di là delle indicazioni registrate, proprio per rendere fin da subito a titolo gratuito il farmaco disponibile, ed è stato approvato questo basket diciamo di uso compassionevole dall'AIFA. Però la cosa importante, come è stato detto, poi bisogna raccogliere i dati, e questo è assolutamente fondamentale. E guardandola in termini prospettici, beh, l'NGS, nel momento in cui noi saremo in grado di raccogliere migliaia e migliaia di casi con l'applicazione ai protocolli NGS, visto che hanno un protocollo di chiave di lettura comune tra le diverse piattaforme, l'intelligenza artificiale, nel tempo, sono certo, saremo in grado di identificare le mutazioni che noi oggi consideriamo non driver, ma che sicuramente in qualche caso hanno degli impatti sul successo delle terapie, piuttosto che i geni di fusione, piuttosto che gli RNA, e quindi nel tempo attrarre delle ulteriori considerazioni e risultati. Però è importante, in questo caso, in termini di ricerca, assolutamente lavorare in rete, e le industrie possono essere un partner proprio per sviluppare queste piattaforme e per ragionare su piattaforme di ricerca legate all'NGS e all'intelligenza artificiale da applicarsi all'NGS. Grazie, dottor Boano. Stanno arrivando anche tante domande, ma temo non avremo il tempo per leggerle tutte, ma almeno una vorrei recepirla, ed è una domanda per il dottor Beretta, prima di arrivare alle conclusioni che chiederemo al professor Macchetti e al dottor Mattini. Dottor Beretta, le domandano, visto che l'ha detto anche il dottor Martini, l'ha detto l'onorevole Boldi, l'Italia è sicuramente riconosciuta un'eccellenza in ambito oncologico. Quali sono, dal suo punto di vista, oltre ai punti chiave che ha già citato, gli aspetti su cui lavorare per poter rendere l'Italia un'eccellenza anche sul modello mutazionale? Fondamentalmente, secondo me, l'aspetto su cui bisogna lavorare, al di là dell'aspetto formativo di cui già ho parlato prima, perché bisogna comunque migliorare le conoscenze, è proprio quello di riuscire a definire con certezza, nell'ambito di un progetto di rete oncologica e quindi eventualmente di rete delle reti, quindi di un coordinamento centrale, quelli che sono i tumor molecular border di ogni singola realtà, e di riuscire a interfacciarli tra di loro. Io credo che le conoscenze e le competenze in Italia già ci siano, forse mancano un pochino quelle bioinformatiche, ma in alcuni centri di ricerca già ci sono anche queste. Allora il punto fondamentale è riuscire a mettere insieme queste competenze e conoscenze per cercare sostanzialmente di ideare dei gruppi di lavoro i più efficienti possibili. E l'altro aspetto che dobbiamo considerare è uscire da quello che spesso crea dei problemi a noi italiani, che è l'ottica del campanilismo, per cui ognuno pensa di fare meglio le cose se le fa a casa sua. In realtà le cose si fanno meglio se si fanno insieme. Grazie, dottor Beretta. A questo punto chiederei al professor Marchetti anche di dare una sua visione, una sua chiave di lettura rispetto alla discussione intercorsa, prima di sentire anche il parere del dottor Martini. Professor Marchetti, lei e il dottor Martini ci avete dato una fotografia molto chiara del valore e delle potenzialità legate a questi nuovi modelli. Come, anche dal suo punto di vista, rispetto anche a quello che abbiamo discusso oggi, dobbiamo procedere, dobbiamo fare i prossimi passi? La ringrazio per questa opportunità di parlare nuovamente dopo aver ascoltato questa interessantissima discussione nel pomeriggio, e soprattutto anche gli indirizzi politici che sono stati dati. Io direi che in questo momento, non volendo ripetere tutto quello che abbiamo già
detto più volte con diverse angolature, partendo proprio da tre documenti di consenso, quello coordinato dal dottor Martini, quello di Alleanza contro il cancro e quello di IOM sui Molecular Tumor Board, devo dire che purtroppo non abbiamo più tempo, nel senso che in questo momento quello che vedo è la assoluta urgenza di riuscire a definire un contesto legislativo omogeneo su tutto il paese in questo settore, perché non possiamo più aspettare. Teniamo presente che in molte strutture private per i pazienti è possibile accedere a farmaci che vengono indicati dal medico sotto la sua diretta responsabilità, basandosi sulla profilazione genomica, anche laddove questi non sono rimborsati dal Sistema Sanitario Nazionale. Ora vorrei ovviamente evitare che in un paese che ha avuto la straordinaria capacità di garantire a tutti i suoi cittadini in maniera coerente e costante l'universalità e la gratuità dell'accesso alle prestazioni sanitarie, che in questo momento un ritardo nella implementazione di una valutazione normativa creasse di fatto una discrepanza di possibilità di accesso. L'altro aspetto fondamentale sul quale dobbiamo ricordare ancora quanto sia importante l'urgenza di un intervento della politica riguarda anche la diversità normativa che potrebbero dare le regioni nel loro interno, e quindi con questo vanificare totalmente questo progetto che con il dottor Martini abbiamo più volte sottolineato, e cioè quello, e come hanno fatto del resto anche tutti gli altri relatori, della raccolta di informazioni prospettiche in maniera organizzata e soprattutto condivisibile, perché senza di questo tutta questa costruzione ovviamente non si reggerebbe in piedi, e quindi come i Molecular Tumor Board debbono essere considerati una sorta di vettore, se mi permettete l'esempio forse un po' stirato, un cavallo di Troia nel quale inserire sì la discussione, ma con l'obiettivo di rappresentare il sacrario della raccolta di queste informazioni che potranno essere condivise tra i diversi centri, perché come ha detto Luigi Boano dobbiamo avere a disposizione informazioni di ritorno che ci facciano capire qual è il valore del trattamento e quindi l'utilizzazione di queste risorse. E da ultimo la politica deve darci una risposta rapida per evitare che ci sia ancora una volta l'accesso alla richiesta di interventi di altre figure istituzionali che possano sostituirsi ai medici, alle reti oncologiche e a questo percorso che stiamo costruendo. Sono oramai più di due anni, se non tre, che con il dottor Martini abbiamo iniziato questo percorso. Ritengo che oramai il consenso tecnico-scientifico sia tale che la politica deve darci delle risposte nei tempi più brevi possibili per riuscire a implementare tutto questo nella nostra pratica clinica quotidiana. Grazie, grazie professor Marchetti. Prima di affidare la chiusura al dottor Martini, c'è un'ultimissima domanda curiosa che voglio porgere in questo caso, che ci è arrivata dal pubblico, al dottor Boano. Dottor Boano, la complessa situazione odierna, pandemica, in qualche modo ci ha insegnato e ci sta insegnando che la soluzione ai problemi di salute può avvenire soltanto attraverso un modo diverso di collaborare tra pubblico e privato. A suo avviso sta migliorando questa modalità di collaborazione? Quali sono i suoi auspici? Allora, io posso dare una risposta dando un esempio. Devo dire, sto parlando in diversi convegni, l'esempio del CAR-T è stato sicuramente ed è un modello assolutamente interessante dal punto di vista collaborativo. Abbiamo posto in essere anche un nuovo sistema, abbiamo lavorato con tutti gli attori istituzionali, dal Ministero all'AIFA, all'Istituto Superiore di Sanità, alle regioni. Il modello sta funzionando, i pazienti sono stati trattati nonostante il Covid, occorre per forza lavorare insieme perché, ad esempio, le regioni identificano
i centri per i CAR-T, l'azienda li deve certificare in un percorso che dura dai 6-8 mesi fino ad un anno, per cui il futuro per forza è un lavoro assolutamente a braccetto e devo dire che siamo riusciti a portarlo avanti molto bene. L'unico rammarico certe volte è che non tutte le regioni si comportano in modo omogeneo, quindi anche nel caso del CAR-T, come è avvenuto per il Covid, la gestione può essere differente poi da regione a regione. Questa è un'area su cui si può ancora invece lavorare e migliorare. Grazie dottor Boano, a questo punto la chiedo al dottor Martini di chiudere questa interessantissima sessione, visto che ci ha guidato soprattutto negli ultimi anni nella comprensione di quelle che sono le sfide e le opportunità relative a questo nuovo modello e anche veramente con un contributo scientifico importante, anche recentemente con un interessante paper sulla Real World Evidence. Dottor Martini, quali sono i punti chiave quindi per il 2021, per questa chiusura del 2020 e per il 2021? Allora, insisto, per me, e lo dico con grande forza, sapendo bene che la legge di bilancio è alla Camera, non passerà al Senato, i tempi sono stretti, però in realtà l'emendamento è un emendamento che è noto al Governo, al Vice Ministro Sileri, è noto alla Genas, è noto all'AIFA e abbiamo visto oggi è stato comunicato anche alla Commissione di Igiene e Sanità del Senato. Io non credo che bisogna che noi aspettiamo un'altra legge di bilancio. Sfruttiamo poi, se dovessimo prendere atto, vediamo, ma intanto io non rinuncerei. Si tratta di un emendamento che non necessita di una copertura economica, perché rimanda agli atti attuativi, che però è fondamentale perché dà un radicamento e poi pone le condizioni per cui allora le regioni tramite la Genas definiscono i criteri e le modalità per l'istituzione di Molecular Tumor Board nell'ambito delle reti oncologiche regionali e dei PDTA. Due, che il Ministero attivi le procedure nell'ambito della commissione per l'aggiornamento dei LEA di inserire gli NGS secondo indicazioni precise nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza e all'AIFA di determinare le problematiche di accesso. Fermo restando che ho notato con grandissimo interesse, ma non avevo dubbi, che le stesse aziende farmaceutiche sono disponibili a mettere a disposizione per trovare le soluzioni, quindi non c'è neanche un problema di sostenibilità economica, quindi non facciamo un passo indietro, almeno noi che abbiamo una responsabilità di rappresentare la professione, di rappresentare le istituzioni, il mondo dei media piuttosto che il mondo delle aziende farmaceutiche, non facciamo un passo indietro, facciamo un passo in avanti e diciamo ok, questa legge di bilancio è un'occasione, poi vediamo, è un'occasione, vi ripeto, un articolo, non c'è copertura, non c'è da fare molto sulle relazioni illustrative e tutte queste cose che conosciamo perfettamente, è una grande occasione. E chiudo dicendo, io non ho mai trovato veramente, lo dice uno che una certa esperienza ce l'ha, non ho mai trovato in tempi così brevi un consenso così ampio. AION, ACC, FIGOC e anche una fondazione che non c'entra con l'oncologia come la fondazione RES. Siamo riusciti a trovare un consenso incredibile in pochi mesi. Allora, se questo è, se le idee sono chiare e se abbiamo la necessità di governare un processo, secondo me siamo nella strada giusta. Se riuscissimo, per questo ho voluto insistere oggi, sapendo della presenza dei rappresentanti della Commissione Igiene e Sanità del Senato, avendo avuto l'opportunità di parlare con il Vice Ministro, ma insomma ciascuno di noi, di voi che ci ascoltate all'interlocuzione, insomma. Allora, secondo me
legge di bilancio, atti attuativi, se non saranno 3 mesi, saranno 6 mesi, non importa, cominciamo. E volevo chiudere dicendo, guardate, facciamo un po' di memoria storica, l'aveva fatta Boano, avevamo un problema che nessuno sapeva come risolverlo, che si chiamava CAR-T. Va bene? Dopodiché c'è stato un atto, dopo un lungo dibattito peraltro, anche di consenso, con una grande apertura, io lo riconosco, delle aziende farmaceutiche, abbiamo una procedura, secondo me, che ci guardano con invidia negli altri paesi, perché abbiamo istituito, secondo criteri, i centri. Ok? Abbiamo definito una procedura molto complessa, molto più complessa dell'NGS, se posso dire, molto più complessa, e siamo riusciti ad individuare quello che, adesso io non entro nel merito, ma Boano, con un acronimo che sta diventando famoso, ha chiamato Payment at Result, non entro nel merito, che ci guardano e ci invidiano tutti e ci chiedono, ma come fate in questo paese? Quindi l'abbiamo fatto allora, mi domando perché non riusciamo a farlo adesso per l'oncologia mutazionale. Allora, secondo me, se posso fare, voglio usare una parola, non un appello, insomma, vabbè, una sottolineatura, diciamo così, perché qui abbiamo il mondo della politica, abbiamo l'Istituto Superiore di Sanità, abbiamo le aziende farmaceutiche, abbiamo le associazioni che rappresentano il mondo dell'oncologia, abbiamo le fondazioni e abbiamo il mondo della comunicazione. Ma se siamo tutti d'accordo, perché dobbiamo rimandare? Carpe diem, secondo me, finanziaria 2021. Grazie mille, dottor Martini, e grazie a tutti gli autorevoli relatori per il contributo dato a questa interessantissima sessione. È evidente che, sebbene la sessione finisce qui, ma questo non è un percorso di evoluzione che non finisce qui, ma evidentemente inizia oggi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti, buonasera. Arrivederci. Grazie, buonasera.